And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Lose our inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on, get it started, come on, get it started. Amici Camelot, ben trovati a un nuovo appuntamento dedicato al socio sanitario. Siamo presso l'Hotel Guglielmo in Catanzaro e ci occuperemo oggi di questo incontro promosso dal dottor Pugliano, dal presidente che saluto e ringrazio, dall'associazione che da qui a poco andremo a presentare, ma un convegno che ha un titolo importante: la reumatologia, scenari dal bambino all'adulto. Ecco, presidente, intanto ci vuole presentare la vostra associazione, cosa fate, chi siete? Sì, allora chi siamo? L'idea parte da Catanzaro verso tutta la Calabria ed e tutto nasce da vicissitudini familiari. Quindi l'associazione si chiama A Calmarra, Associazione Calabra Malati Reumatici, e nasce nel 2013 per un'esigenza molto sentita, essendo la regione, come la provincia di Catanzaro, assente di questa da questa associazione, di questi enti. E quindi non avendo individuato localmente nessuna associazione del genere, ho deciso di fondare una di queste associazioni con un nuovo modo di pensare e con un piccolo gruppo di persone di spiccata idea di volontariato, perché siamo un'associazione di volontariato, e quindi abbiamo dato vita a questa associazione. Il motivo perché? Il motivo è, tutto detto, per rappresentare la nostra regione, che ne era sprovvista a livello regionale, a livello nazionale. Di più, modo per rappresentare tutte le persone affette da patologie reumatiche. Reumatiche, infiammatorie, questo è un po' il tema anche del terzo convegno anche, calabrese. Ma anche per difendere i diritti sociosanitari di tutte le persone ammalate. Beh, voi questo lo fate chiaramente non solo dando la possibilità alle persone di raggiungervi attraverso il vostro sito, attraverso le attività che fate. Ecco, e proprio su questo, sulle attività, vorrei che lei ci raccontasse, seppur in breve, in tempi televisivi, quali sono le principali. Allora, la principale attività è questa: da quando siamo nati, dal 2013, abbiamo una lotta continua contro le istituzioni e le aziende ospedaliere per problemi di natura dei diritti per i diritti del malato. Di recente è stato chiuso l'ambulatorio di reumatologia, l'unico che c'era nella provincia di Catanzaro e provincia. Allora, per questo ci siamo dati molto da fare, abbiamo contestato, reclamato e proposto, va bene, secondo una legge fatta dalla regione Calabria, di ripristinare l'ambulatorio, anche se purtroppo all'interno della medicina generale. Presidente, beh, una battaglia, ma in ogni caso è anche un momento di grande civiltà, perché oggi queste istituzioni, questi rappresentanti delle istituzioni sono qui con lei al vostro convegno, e so che il messaggio non va solo a loro, perché chiaramente il messaggio va anche alla società civile, alle persone che hanno questa patologia. Quindi cosa vi aspettate? Ecco, cosa ci aspettiamo? Cosa ci aspettiamo? L'obiettivo primario di ciò che ci aspettiamo è innanzitutto la partecipazione, la sensibilizzazione della collettività, ma mi aspetto una maggiore adesione da parte di tutti, pazienti e non pazienti, quindi di iscrizione
all'associazione e quindi diciamo che per noi, per andare ad offrire più possibilità a tutti gli ammalati. Quindi è importante iscriversi con una quota annua, diciamo che poi un'offerta simbolica, però va fatta questa iscrizione perché, come si dice, più siamo e più contiamo. Beh, Presidente, a proposito di attenzione istituzionale, il fatto di avere il patrocinio, il sostegno della Fondazione con il Sud, penso che è un risultato importante. Ecco, come vivete questa partnership, soprattutto cosa vuole dire in tale direzione? Intanto oggi scendiamo sul territorio di Catanzaro, dopo essere stati sui territori della provincia di Vibo, di Reggio. Come provincia di Vibo siamo stati nella località di Tropea e come provincia di Reggio Calabria siamo stati a Locri, dove abbiamo fatto degli incontri veramente eccezionali. Saranno qui in platea, in sala, il dottore Landolina di Tropea, che ci ha ospitati a dicembre del 2017, e il dottor Nicola Congiusta, che ci ha ospitato nell'ospedale di Locri. Oggi scendiamo sul territorio a Catanzaro. Tutto ciò, Catanzaro è provincia ovviamente, tutto ciò nasce a seguito del progetto con il Sud, un progetto che nasce proprio perché noi come associazione possiamo, che è un progetto itinerante, va bene, possiamo andare a trovare questi soggetti per informarli, formarli e prendere coscienza delle malattie reumatiche. Tutto ciò dovuto a questa grande intenzione, a questa pensata da parte della Fondazione con il Sud, che ci dà questa possibilità per stare in contatto con i pazienti, con le istituzioni e con i dottori, per cercare di migliorare sempre questo rapporto. Ovviamente anche perché le associazioni in merito a questi incontri possono dall'altra parte crescere, come recita questo progetto. Bene, Presidente, io la ringrazio. Ora noi ci tuffiamo all'interno del convegno, dove vedremo diverse figure specialistiche. Avete messo insieme dalla pediatria alla cardiologia, alla psicologia, diverse discipline. Multidisciplinare. Esatto, multidisciplinare, perché la rete aiuta anche in questo. Sì. Noi andiamo a seguire ora la parte relativa ai saluti istituzionali e poi, ecco, entriamo nel cuore di questo convegno per poi trarre le conclusioni con la dottoressa Cirillo, che, ecco, ci omaggerà della sua partecipazione. E sentiremo anche l'ospite, definiamolo un po' d'onore, sì, cioè il dottor Ferri, che arriva da Modena. Ecco, a proposito, voglio proprio ringraziare il dottor Ferri, che per caso ci conosciamo per via epistolare, ci conosciamo epistolare dal 2015, che ho conservato perché ci siamo, diciamo, abbiamo avuto questo contatto in maniera armonica. Lui un professore di dermatologia e io come associazione. E vuole il caso che mesi fa, nel mese di maggio, ci incontriamo al Dipartimento della Salute, della Salute alla Regione Calabria. Nella presentazione capita il professore Ferri. Ho approfittato di questa occasione e, sapendo che era in programma questo evento qui a Catanzaro, le abbiamo invitato insieme alla cara e simpatica dottoressa Maria Cirillo a partecipare, a stare con noi, e siamo onorati di avere a Catanzaro questo luminare. Grazie, entriamo nel convegno con i saluti e poi parte delle relazioni. Desidero porgere un caro saluto a tutta questa bella platea. Ringrazio i maestri, i consoli, dei maestri del lavoro di Catanzaro, Vibo e Crotone, mi pare che dovrebbe essere, nelle persone del dottore Francesco Crapia, nel dottore Rosanò, lì presente, e nel dottore Paoli Rosario della provincia di Vibo, che dovrebbe arrivare a breve. Saluto, e non per ultimo, la voce del malato. La cara signora Anna Maria Chiarella, così cortese di aver accettato il nostro invito, però non è presente per un malore improvviso.
Ma la signora ha fatto una cosa bellissima, ha mandato il figlio affinché portasse la propria voce, che è lì seduto insieme al gentile dottor Maurizio Leuzzi dell'Università di Aquila, che ci parleranno delle loro avventure di paziente prima e dopo. Rivolgo ancora con piacere e un cordiale saluto ai nostri principali interlocutori istituzionali, il presidente dell'Ordine dei Medici, il cortese dottor Vincenzo Ciconte, che ho visto, che ho salutato, anche se non ci conoscevamo come realtà. Con uguale cordialità esprimo un sentito grazie per tutti gli altri signori direttori generali e direttori di categoria che ci hanno onorato di essere fra di noi, nonché tutte le autorità mediche e il cast medico in qualità di relatori, che con la loro presenza e la loro voce scientifica nobiliteranno il significato di questo evento proposto dal nostro itinerante progetto. Ora, quindi, l'obiettivo primario è quindi della partecipazione, la sensibilizzazione della collettività sull'importanza di conoscere queste malattie, che sono tante e con cui bisogna abituarci a conviverci, ma soprattutto di prevenire con diagnosi precoci, fin da bambini, come recita il titolo di questo bel incontro, di questa bella discussione, grazie alla dottoressa Maria Cirillo, che è stata l'ideatrice di questo titolo. Ma nello spirito del progetto è anche un'occasione importante per un confronto diretto tra semplici cittadini, pazienti medici e medici di medicina generale, che avrebbero potuto anche essere presenti, ma per motivi di lavoro non sono presenti. Ora, ma come associazione desidero ancora ribadire che il nostro compito è quello di lottare per i diritti del malato reumatico, perché la mia salute, e sono malato anch'io, e la vostra salute è un bene primario di tutti e va tutelato e difeso. Personalmente ne sono sempre stato convinto, ecco perché ho preso questo incarico speciale. Sofocle, che tutti voi conoscete, fra le sue frasi famose ne disse una e disse questo: il cielo non aiuta mai l'uomo che non agisce. Non la ripeto. E noi non intendiamo sicuramente fermarci. Con questa certezza, un rinnovato grato saluto a voi tutti e alle vostre rispettive famiglie. Grazie e l'attenzione accordatemi. Buongiorno a tutti, e per me è un piacere essere qui, e volevo ringraziare i due presidenti, la dottoressa Cirillo e il dottore Pugliano, per avermi invitato, perché ritengo che parlare di reumatologia in un momento difficile per la Calabria, per la sanità calabrese, è un fatto estremamente interessante e importante. E quello che ha detto la dottoressa Cirillo, che soprattutto colpisce i bambini, poi adulti o gli adulti, e quindi capiamo bene che significato ha quello della sistemicità della malattia, colpire altri organi, colpire altri diciamo organi importanti per la vita di ogni paziente, capiamo bene che è fondamentale lavorare in team, lavorare in squadra e fare rete. Purtroppo nella nostra regione, devo dire che in quest'area centrale della Calabria c'è poco interesse per la reumatologia, lo voglio dire a chiare lettere, è inutile che ci nascondiamo dietro al dito. Da anni stiamo cercando di dire, come ordine, come anche cercare anche come medici di questo territorio, che in questo territorio non esiste un reparto di reumatologia. È una cosa gravissima, dove esiste un'università, un ospedale importante, un centro hub in quest'area. Io credo che bisogna rivedere il quadro reumatologico in Calabria, perché secondo me un'area centrale, un centro, un capoluogo di regione non può essere privo, a mio avviso. Poi, se qualcuno
mi farà comprendere che effettivamente può anche non esistere un centro reumatologico, considerato che esiste un ospedale hub e un'università, l'Università Magna Grecia, allora io probabilmente mi convincerò di questo ragionamento. So che qui c'è in sala il professore che non conosco, il professor Ferri, che saluto per essere venuto qui in Calabria, un nostro conterraneo che è un personaggio importante del mondo accademico. Mi auguro che lui sappia anche riorganizzare questa rete e sappia dare una mano alla Calabria, perché abbiamo bisogno di elementi validi per fare in maniera tale che in questa Calabria le cose vadano meglio. Attenzione! Che qui ci troviamo in commissariamento da 7 anni, lo vorrei dire a chiare lettere, e da 7 anni è migliorata la salute dei nostri cittadini? È migliorata l'assistenza ai cittadini? Io credo di no. Guardate che i concorsi sono stati bloccati fino a pochi mesi fa, il turnover è zero, ci ha condizionati in maniera dirompente in questo territorio, e quindi voi capite bene che là dove la sanità è forte diventa sempre più forte, là dove la sanità è debole ci sono debiti e c'è un commissariamento, il turnover è zero, ha peggiorato le condizioni della salute dei cittadini e dei medici che ci lavorano. Capite bene che i medici fanno turni massacranti, i sanitari tutti, non solo i medici in generale, e allora questo è inconcepibile, inaccettabile per una sanità che vuole andare avanti, per una sanità che ha bisogno di una visione. Quindi dobbiamo con forza cercare di migliorare la cura dei nostri pazienti, cercare di migliorare la qualità. Un bambino che ha una malattia reumatica, pensate che qualità di vita in famiglia, che problema sociale. Quindi io non voglio farla lunga, io vi ringrazio per avermi invitato e come Ordine dei Medici siamo disponibili a qualsiasi dibattito, a qualsiasi confronto della sanità della nostra provincia e anche dell'intera regione. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio il presidente dell'associazione Alcamar, dottor Rosario Pugliano, la dottoressa Maria Cirillo per avermi invitato a presiedere questa prima sessione dei lavori. Le malattie reumatiche sono sempre più diffuse, non facili da curare, ne soffrono forse 5-6 milioni di pazienti in tutta Italia e di tutte le età, quindi non è come si crede una malattia propria dell'età avanzata, ma viene a interessare anche l'età, diciamo, pediatrica. Possono colpire quindi principalmente i bambini, e perché sotto il nome appunto di reumatismi c'è un'intensa classe di malattia che ne comprende più di 100. Quindi in questa mattina, in questa seduta e nella successiva verranno prospettate le eziopatogenesi, quindi la diagnosi, la terapia, nonché i nuovi probabili farmaci possibili a disposizione. Siamo attestati assieme alle malattie cardiorespiratorie ai primissimi posti come epidemiologia, si parla dai 6 ai 10 milioni di pazienti da adulte, anche pediatrica, a livello nazionale, quindi oscilla le percentuali dei dati Istat, come si sa in Italia sono molto carenti su certi settori, cioè si va dal 15 al 20% della popolazione. Sono malattie a carico soprattutto dell'articolazione, del tessuto osseo, ma soprattutto articolare, muscolare e tessuto connettivo, vedete qui riassunto. Quindi le ossa, i muscoli, i tendini, tutto quello che è l'apparato che circonda l'articolazione viene a essere coinvolto. I sintomi in soldoni sono il dolore, infatti si dice comunemente ho i dolori, no? Il dolore comporta un danno funzionale molto marcato, sempre più marcato man mano che la malattia procede se non interveniamo in modo tempestivo. E poi c'è tutta una serie, vedete qui in fondo alla diapositiva, un elenco di organi che vanno dalla cute agli occhi, al polmone, al cuore, come dicevo prima, ai reni, che possono essere coinvolti. Quindi la confusione di dire avere i reumatismi perché mi fa male il ginocchio, mi fa male la schiena, la lombalgia è molto... Sono le malattie più comuni, la lombalgia è uno dei problemi più comuni in ambito, in età lavorativa, ma non è la sfida più importante. A livello quantitativo sì, è importante, ma non è la sfida più importante per del reumatologo, quella a cui lo devo prima, che necessita collaborazione con tutta un'altra serie di specialisti. Vedete qui, tanto per darvi delle nozioni semplici, schematiche, ma che vanno memorizzate per evitare la confusione, c'ho l'artrite, c'ho l'artrosi, nella stragrande maggioranza dei casi è artrosi, quindi è un discorso
che noi medici diciamo al malato, è quasi naturale sviluppare questa artrosi, non è che te la devi tenere, devi soffrire eccetera, però devi fare i conti che con l'età che avanza, l'età media che ora è sopra gli 80 anni eccetera, bisogna un pochino in un certo senso rassegnarsi della presenza di questa artrosi, ma cercare semmai di prevenire in età più giovane di arrivare a certi gradi estremi di degenerazione avanzata. La degenerazione è a carico della cartilagine. Tutti sapete, da aver visto anche un osso di un animale eccetera, che l'estremità di un osso è coperta di quella membrana traslucida molto resistente che è la cartilagine. Quella è fondamentale perché attutisce gli urti, lo stress meccanico a carico dell'articolazione. Questa è una patologia molto diffusa legata alla degenerazione di questa cartilagine. Questi sono i concetti molto importanti. Un discorso del tutto diverso, vedete qui la cartilagine normale, vedete l'aspetto così elegante che la natura ha dato a questa struttura, vedete questi archi, sembra una cattedrale gotica, quindi con una resistenza estrema all'urto, pensate agli sportivi che fanno salti in alto eccetera, come caricano la cartilagine resiste, quando invece la cartilagine cede con l'età, dopo lavori soprattutto usuranti, o il sovrappeso, tutta una serie di fattori favorenti, la cartilagine comincia a cedere, vedete l'impalcatura cede e si arriva a quel quadro poi dell'assottigliamento di questo rivestimento protettivo sull'osso. Vedete invece tutta un'altra situazione, l'artrite reumatoide, che è un po' il modello di malattia infiammatoria cronica, dove invece non è tanto la cartilagine come nell'artrosi, ma è la cosiddetta sinovite. E la sinovia, cioè questa membrana che riveste la camera dell'articolazione, produce il liquido che lubrifica, l'olio, come l'olio del motore, lubrifica l'articolazione e gli dà quella possibilità della flessa estensione, del movimento e così via, l'articolazione sana. Nell'artrite l'articolazione, la sinovia, si infiamma perché è l'organismo che attacca la sinovia, è tutto un altro processo, non è l'usura della cartilagine meccanica, l'età eccetera, ma è un processo aggressivo, autoaggressivo dell'organismo che impazzisce di fronte a stimoli per ora a gran parte sconosciuti, infezione, tutta una serie di fattori scatenanti, si infiamma questa sinovite. Capite che se questa membrana si ingrossa, si infiamma, produce liquido in eccesso, tutta l'articolazione si gonfia, comincia a diventare rigida, dolente, dolorabile, e porta poi questa membrana dove si attacca all'articolazione, alla cartilagine, erode l'osso e distrugge, si arriva fino alla distruzione dell'osso, quindi una malattia aggressiva di tutt'altra natura, quindi c'è una netta differenza fra l'artrite, quindi non bisogna fare confusione fra chi dice c'ho l'artrite, tutto un mare magnimo di situazioni, che invece c'è l'artrite vera e propria, 0,5% della popolazione, per fortuna un numerino 0,5, però se uno moltiplica per 60 milioni i malati con artrite reumatoide sono migliaia, quindi è una realtà molto importante. L'artrosi invece si parla di milioni di malati, 5-6 milioni di soggetti che oltre i 50-60 anni sviluppano l'artrosi. Professor Ferri, grazie per questo suo intanto accorato e aggiungo, oltre che la parte sanitaria, socialmente utile intervento. Socialmente utile perché lei si è rivolto alla parte a noi più cara, alla parte a cui è dedicato anche questo percorso di comunicazione sociale, perché bisogna riprendere tante volte la propria vita in mano. In questo caso si parla anche quella dei propri figli, quindi alle famiglie, ai cittadini. Ecco, un appello importante, un ruolo che insieme a questo aspetto multidisciplinare di questo incontro vede anche i cittadini coinvolti in modo importante, fondamentale. No, grazie a lei per questa opportunità di rinforzare quello a una platea un po' più ampia, quello che ho già sottolineato. Le malattie reumatiche sono un problema sociale molto importante, soprattutto per il coinvolgimento del paziente, dell'individuo affetto,
la qualità di vita e le prospettive anche di vita possono essere enormemente influenzate dalla malattia, condizionate dalla malattia. Le possibilità terapeutiche sono estremamente migliorate negli ultimi decenni, negli ultimi diciamo 10-20 anni e quindi ho sottolineato l'importanza della diagnosi precoce di questi malati, la cooperazione col medico di famiglia che deve indirizzare ai primi sintomi basandosi su piccoli elementi, su semplici elementi verso la patologia in causa e verso lo specialista reumatologo il quale a sua volta in una rete di collaborazione con gli altri specialisti, dallo pneumologo, cardiologo, nefrologo e così via, affronta il problema delle malattie reumatiche più complesse, perché le malattie reumatiche sono fondamentalmente due tipi, quelle degenerative legate all'età, molto frequenti nella popolazione, nell'anziano, e dell'artrosi, l'osteoporosi, patologie comunissime, diffusissime, meno impegnative dal punto di vista dei danni, e patologie che riguardano un 1-2-3% forse della popolazione, che sono le malattie sistemiche, malattie le cosiddette artriti, vasculiti, connettiviti, dove veramente ci vuole una collaborazione stretta, un team e la presa in carico dei malati. Tutto questo per un bambino, ovviamente, perché anche i bambini possono essere colpiti da queste forme reumatiche, hanno prospettive migliori forse dell'adulto, ma lì la tempestività e la presa in carico, la gestione oculata appropriata è fondamentale. Professore, me lo lasci dire con un pizzico di orgoglio, lei è un catanzarese doc, perché al di là del fatto che ecco, chiaramente partecipa a questo incontro, voglio ricordare che lei presiede il collegio dei docenti del Policlinico di Modena, proprio chiaramente docenti impegnati in reumatologia. Abbiamo sentito anche dalle parole del Presidente Pugliano, non vogliamo difendere e accusare nessuno, perché in sanità bisogna fare squadra e rete, però certamente in questo noi siamo penalizzati da quello che è un blocco del turnover, il commissariamento alla sanità. Volendo guardare al positivo, un po' è la nostra anche indole, ecco, cosa possiamo dire a chi ci ascolta, ma diciamolo anche a quei medici che sono costretti veramente a dei turni veramente assurdi, però in ogni caso ecco, questa missione, perché prima di essere professione è missione, li vede rispondere a tante migliaia di cittadini. Sì, no, certamente da una parte c'è un grande scoraggiamento considerando il famoso buco nero della sanità, il commissariamento, tutte queste cose, ma io a me piace vedere la parte positiva, il bicchiere mezzo pieno, perché in questi pochi mesi di esperienza mia di ritorno qui nella terra d'origine, portandomi dietro tutta l'esperienza toscana, Emilia-Romagna, nazionale e così via, diciamo che la situazione non è così disperante come potrebbe sembrare dall'esterno, perché qualcosa è stato fatto, quindi subito mi sono rimboccato le maniche nella collaborazione con i decisori, con la regione, con l'assessorato, con i dipartimenti preposti alla sanità, in particolare alle malattie reumatiche. È stata creata di recente una rete, e già questo è un bel passo avanti, una rete di specialisti in cui io con molta umiltà, con molta discrezione cerco di inserirmi, di dare il mio know-how, la mia esperienza. C'è da fare questi PDTA, questi percorsi per assicurare a tutti un percorso corretto, la diagnosi precoce e quindi l'assistenza minima a tutti con la collaborazione del medico di medicina generale. Quindi qualcosa si sta muovendo non solo a livello di carte, di programmazione, di diciamo un po' sterile, eccetera, ma anche a livello concreto, perché ho visto una grande apertura sia dei decisori, dei funzionari regionali, sia dei miei colleghi giovani o meno giovani che già in condizioni difficilissime stanno già lavorando da anni. Quindi io credo che col mio piccolissimo aiuto e la buona volontà anche la nostra regione riesca a stare agli standard delle regioni del nord, centro-nord, come ha detto l'Emilia, il Veneto o la stessa Toscana da dove ho operato, con situazioni da anni fa anche disagiate, ma ora hanno raggiunto un buon livello. La Calabria non può essere da meno. Bene, e allora mi piace trasferire proprio ai nostri telespettatori questo messaggio di speranza, certificato aggiungo, grazie mille, buon grazie lavoro e noi proseguiamo con la seconda sessione del convegno per poi arrivare alle conclusioni con la dottoressa Cirillo. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto per parlare di fatti concreti, abbiamo decretato la rete reumatologica integrata ospedale territorio
e vedete in fondo a sinistra c'è la mia sigla, è una rete che abbiamo proposto e decretato con la struttura commissariale tenendo conto di tutte una serie di variabili. Io ho preso atto di quello che diceva il dottor Pugliano all'inizio riguardo ad alcune scelte. Diciamo che alcune scelte che risalgono al DCA 64 che riorganizzava la rete ospedaliera territoriale sono scelte che sono passate sulla testa di tutti, perché sono scelte che sono state fatte in assoluta autonomia dalla struttura commissariale. Voi sapete che Sant'Agostino diceva che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni. Io prendo atto che c'erano tante buone intenzioni, però alcune operazioni motivate in maniera più o meno razionale hanno creato delle distorsioni, e l'impegno è quello di cambiare questo tipo di organizzazione con il nuovo DCA che dovremo obbligatoriamente fare per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del decreto ministeriale 70 che regolamenta i bacini di riferimento. Per andare sul concreto e non girare intorno ai problemi, anche per dare risposta alle persone, dovremo risolvere il primo e più urgente problema, che è quello che nell'area centro, negli ospedali hub, io parlo sempre di due ma in realtà dovrebbero essere uno, però ci sforziamo di fare un po' un volo di fantasia, e nei due ospedali di riferimento dell'area centro non c'è un posto letto di reumatologia, mentre abbiamo una struttura che è quella presso la quale opera l'amico Clodoveo, che speriamo riesca a sviluppare un'attività consistente e trasferirci tutta il suo bagaglio esperienziale maturato in tanti anni. Sposteremo una quota di posti letto, perché 40 posti letto sono eccessivi, non entriamo nel merito delle motivazioni per cui sono i commissari hanno fatto questa scelta, dobbiamo andare alla soluzione dei problemi. Una quota di questi posti letto la sposteremo proprio per rendere possibile che nell'area centro ci sia almeno una struttura ed almeno una parcellizzazione di posti letto, magari da allocare nelle divisioni di medicina, da poter dedicare a una serie di pazienti che per ovvi motivi fanno fatica a trovare spazio. La reumatologia pediatrica è una branca giovane della pediatria. Come diceva Abraham Jacobi nel 1909, la pediatria non si occupa di uomini e di donne in miniatura, di dosaggi ridotti e dello stesso tipo di malattie in cormi più piccoli, ma ha un suo ambito e un suo orizzonte indipendente. Quindi questo è quanto mai più vero per la reumatologia pediatrica. Oggi si tende ad applicare le terapie, le diagnosi, a fare della reumatologia pediatrica un copia e incolla della reumatologia dell'adulto. Invece la reumatologia pediatrica rivendica una sua autonomia. Pochi sanno, questa è un'indagine che è stata fatta in Canada ma è attuale anche qui da noi, che l'81% dei canadesi asserisce di non sapere quasi nulla sull'artrite idiopatica giovanile, a fronte invece di altre malattie che sono conosciute, malattie croniche come il cancro in pediatria, la cardiopatia, il diabete, malattie croniche, ma pochi sanno, hanno letto o udito dell'esistenza, tutti pensano che l'artrite è una prerogativa, e questo anche degli adulti, e questo capita anche tra gli addetti ai lavori, tra i pediatri, i medici di famiglia, quindi l'opera nostra è un'opera di diffusione a tutti i livelli. Questo che cosa comporta per tutti i bambini? Un ritardo diagnostico, per cui il paziente ha un ritardo di mesi, talvolta anche di anni, per cui il paziente finisce dal pediatra di famiglia, dal pediatra del pronto soccorso, dall'ortopedico, dal reumatologo, ma giunge in ritardo dal reumatologo pediatrico.
Che cos'è l'artrite idiopatica giovanile? Per creare un po' di ordine è stata effettuata una classificazione, la classificazione ILAR, che ha inserito nell'artrite idiopatica giovanile questo gruppo di malattie rappresentate dall'artrite sistemica, l'oligoartrite nella sua forma persistente ed estesa, la poliartrite con fattore reumatoide negativo e positivo, l'artrite associata ad entesite, l'artrite psoriasica e un piccolo gruppo di artriti indifferenziate. Che cos'è l'artrite idiopatica giovanile? È un'artrite, una tumefazione articolare, come abbiamo detto, ad eziologia sconosciuta, che compare prima dei 16 anni, dura almeno 6 settimane, quando sono escluse altre condizioni note. Vi lascio con questo messaggio. I bambini affetti da patologie reumatologiche sono in mezzo a noi. Sta a noi tutti, tutti veramente, cercare di diagnosticare precocemente queste malattie per poterli curare e farli diventare delle persone normali e non pazienti come un tempo con quelle immagini di alterazione e deformità articolari. Grazie. Il mio compito oggi è quello di presentarvi la relazione del dottore Raio, che non è potuto essere qui oggi con noi. L'argomento assegnatogli è la transizione. Quando parliamo di transizione non possiamo che non parlare di salute. Salute intesa non solo come un valore di per sé, ma anche un driver per la crescita. Infatti solo una popolazione sana può consentire il raggiungimento di un pieno potenziale economico. Questo è quello che ci dice il terzo programma europeo della E4Grow 2014-2020. L'importanza della salute, il peso specifico della salute viene messo in evidenza e risulta fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di un paese se consideriamo che è in genere il settore a maggior impatto sul PIL. In Italia circa il 60-80% della spesa regionale è destinata ai servizi sociosanitari e nell'80% delle province italiane l'azienda sanitaria è il primo datore di lavoro. In questo senso si inserisce il concetto dell'adolescenza e quindi dell'età evolutiva, inteso come periodo della vita in cui inizia la comparsa dei primi segni morfofunzionali, psicosociali e che poi culmina con il termine di questi processi, quindi di maturazione puberale. In gergo parliamo di raggiungimento della maggiore età e questo può rappresentare un momento molto difficile per i giovani, soprattutto se si tratta di giovani che sono anche affetti da patologie croniche. Questi processi che portano poi alla maturazione dell'individuo fanno sì e culminano nel loro inserimento in un contesto sociale in cui acquisiscono un ruolo ben definito che è finalizzato anche al raggiungimento fondamentalmente dell'inserimento sociale ma anche della fertilità. Quindi quelle condizioni che vanno ad alterare il fisiologico decorso dell'adolescenza possono avere delle ripercussioni negative a quest'età ma anche successivamente. Quindi la salute costituisce lo stato di benessere fisico, mentale e sociale oggetto di una specifica tutela da parte dell'ordinamento e in questo senso compare il ruolo fondamentale del pediatra ma come adolescentologo che deve assicurare il benessere psicofisico sociale dell'individuo. Possiamo cercare di cambiare, di migliorare con motivazione e interesse e facilitare questo processo di transizione attraverso acquisendo quindi un'adeguata esperienza, una formazione continua degli operatori, un ascolto, i servizi di rete, anche sviluppo, attraverso lo sviluppo di processi di gestione della qualità totale. Concludendo, la fase di transizione è l'evoluzione della conoscenza e del trattamento medico che ha migliorato la prognosi e la sopravvivenza di molte malattie.
La clinica della transizione è un processo multidisciplinare, si tratta di un processo delicato, dinamico, centrato sul paziente, che ne deve assicurare anche la continuità nel momento in cui diventa un adulto. Ed è di vitale importanza per questi giovani pazienti che possano identificarsi in programmi educativi che devono essere avviati sin dalla fase iniziale dell'adolescenza, cioè devono essere preparati, devono imparare a gestire gradualmente la propria patologia in modo tale da rendere questo periodo di transizione il meno traumatico possibile. Se chiedessi a qualcuno di voi se conosce l'ipertensione polmonare o se conosce la parola tumore, beh, sicuramente tutti conosciamo la parola tumore ed è una parola che incute anche timore. In realtà ciò che voglio portare, ma senza portare timore, è che entrambe purtroppo, se non diagnosticate in tempi rapidi, portano alla morte del paziente davvero in tempi rapidissimi. Ci sono delle linee guida recenti internazionali che consigliano dei percorsi da fare in questi pazienti. Questa parte del grafico, della diapositiva, indica che l'ipertensione polmonare non è altro che una conseguenza di tante altre patologie. In soldoni è semplicemente un aumento della pressione sanguigna nel letto vascolare polmonare. Tutti siamo abituati a misurare la pressione al braccio, ovviamente misurare la pressione nel polmone è un po' più complesso, ma quando questa pressione nel polmone sale, ciò porta a uno scompenso di cuore e inesorabilmente poi alla morte del paziente. E per quel che dicevo prima, i tempi sono davvero rapidi verso la morte del paziente se non si fa una diagnosi precoce. Ma come si arriva alla diagnosi di ipertensione polmonare? È un percorso complesso, ora vedremo in dettaglio come. Il primo è un sospetto clinico, quindi bisogna conoscere l'argomento per poterlo sospettare. Ed è un percorso multidisciplinare, come ci hanno detto prima i colleghi. Non si può andare avanti se non si è in compagnia di persone, di colleghi esperti in questa materia. E questo non è solo un concetto astratto, ma anche in questo caso un dato scientifico. Rapidamente questa diapositiva indica come una popolazione di pazienti in cui la diagnosi viene fatta in ritardo sopravvive davvero di meno rispetto ai pazienti in cui la diagnosi viene fatta più precocemente, dove c'è una struttura dedicata a questa problematica. E come vedete sono tanti gli esami da fare, tutti quelli segnati in verde sono esami obbligatori per arrivare a una diagnosi di certezza. C'è un'azione di divulgazione sia per medici, solo l'anno scorso abbiamo fatto 6 incontri dedicati proprio a questa materia, non solo per medici ma anche per pazienti, abbiamo fatto una campagna di screening al parco proprio non nell'ottica di fare una diagnosi ma di sensibilizzare l'opinione pubblica verso questa malattia. Nel 2018 l'attenzione, come Sergio Petrillo ci ha detto, si è spostata e si sposterà verso la produzione in ambito nazionale con l'AMCO di un PDTA nazionale, e in Calabria con l'idea di produrre un documento di consenso multidisciplinare in cui una cinquantina di clinici si riuniranno per cercare di concordare un percorso condiviso verso questa diagnosi, proprio nel migliorare la qualità di assistenza ai pazienti. E con questa diapositiva, che è una scultura di Rick Kirby che vi porto da Londra, dalla città bellissima dalla quale rientro da pochi giorni, che si chiama Attraversare il divario, spero che sia di buon auspicio proprio per colmare tutti quei divari tra medico e paziente, tra territorio e ospedale che oggi esistono. Grazie per l'attenzione. La collaborazione con la mia branca, che è la dermatologia, è già data da tempo, perché voi ben sapete che la nostra unità operativa di dermatologia all'ospedale Pugliese Ciaccio dal 2005 esiste un'ambulatoria per la psoriasi, e molti di voi sanno benissimo che esiste la classica forma di psoriasi cutanea, ma esiste anche una varietà clinica che è l'artrite psoriasica, che sconfina con il campo quindi dei reumatologi qui presenti,
E per cui quello che è nato come singolo ambulatorio della psoriasi nell'arco del tempo si è arricchito anche dalla collaborazione di altri specialisti, in primis appunto i reumatologi. Chi vi parla ha fatto 2 o 3 congressi di dermo, reuma e gastroenterologia, perché ormai l'avvento dei farmaci biotecnologici molte volte sconfinano nel curare le malattie dermatologiche, altre volte malattie reumatologiche, altre volte malattie gastroenterologiche, e si viaggia insieme. Proprio per questo l'ambulatorio della psoriasi non è fatto soltanto dal dermatologo, ma si avvale dell'internista, dell'aiuto del cardiologo, dell'aiuto del reumatologo, dello psicologo e quant'altro. Sappiamo che nelle malattie reumatologiche l'apparato cardiovascolare può essere colpito in varia misura. E nel passato gli scenari che vedevamo, in verità li vediamo anche adesso, erano più frequenti, come le pericarditi, le miocarditi, l'interessamento delle valvole cardiache, le valvulopatie, soprattutto in determinate patologie reumatologiche. E fortunatamente i progressi delle terapie oggi stanno limitando, hanno contribuito grandemente a limitare le ricadute in questo ambito, mentre stanno aumentando in maniera esponenziale le comorbidità cardiovascolari. Queste sono responsabili di un aumento superiore al 45-50% della mortalità nelle malattie reumatologiche rispetto alla popolazione generale. E in questo ambito anche i farmaci che vengono usati spesso, i cosiddetti FANS, gli antinfiammatori non steroidei, che sappiamo tutti hanno delle ricadute sfavorevoli sull'apparato cardiovascolare, e i cortisonici aumentano il rischio, mentre fortunatamente i farmaci che si usano nelle forme di artrite, così detti disease modifying, come il metotrexate, riducono questo rischio. L'infiammazione può attaccare sia la sinovia, che come diceva stamani il professore Ferri, è appunto la membrana che avvolge l'articolazione, e lo stesso tipo di infiammazione può interessare l'endotelio. Vedete sulla destra le arterie come più o meno ce le abbiamo alla nascita e poi come diventano, possono diventare nel tempo per l'influenza sfavorevole dei fattori di rischio, e in particolare i soggetti reumatologici possono avere una aterosclerosi accelerata. Cosa succede? In maniera molto semplice, nella parte alta della diapositiva, al di sotto dell'endotelio. L'endotelio è quella sottile striscia che vedete di cellulette celeste che vedete su in alto. L'endotelio è un organo importantissimo, se pensate che ha l'estensione nell'organismo umano di un campo di calcio, quindi immaginate l'impatto. C'è qualcuno che si è preso la briga di pesarlo, peserebbe 1,5 kg. L'impatto dell'endotelio nel produrre sostanze buone e sostanze cattive. L'occhio ha guadagnato l'appellativo di santuario immunologico, e questo privilegio immunologico è stato guadagnato in milioni di anni di evoluzione. Il privilegio immunitario, alcuni antigeni self di organi di cruciale importanza come appunto l'occhio, sono stati sequestrati in siti immunologicamente privilegiati. Questo per garantire la sopravvivenza e la continuità della specie. Mi spiego. Intanto, come si fa a guadagnare il privilegio immunitario? Uno, grazie all'impermeabilità della barriera ematoculare, poi per mancanza di un sistema immunologicamente intraoculare, poi per il microambiente immunosoppressivo che c'è nell'occhio, ad opera di una particolare molecola, presente nell'epitelio pigmentato, che inattiva i linfociti T. In buona sostanza, un santuario immunitario è una parte del nostro corpo che ha dichiarato il pacifismo, la non belligeranza, non vuole occuparsi di problemi di tipo immunitario. Tanto per spiegarsi, se noi consideriamo una flogosi come uno scontro in un campo di battaglia dove i contendenti
se le danno di santa ragione, il campo di battaglia stesso, il terreno dove si svolge questa battaglia, alla fine sarà devastato. Generalmente nel nostro corpo, quando succede questo, ci sono dei meccanismi riparatori che realizzano quello che si chiama la restitutio ad integrum. Ebbene, l'occhio non può permettersi questo, perché uno non ha capacità di rigenerarsi e due, ogni esito cicatriziale significa una grave alterazione anatomica e quindi di conseguenza funzionale. Altri siti sono immunologicamente privilegiati, l'encefalo per esempio, il testicolo, l'utero in gravidanza. Leggendo questo libro di Claude Amezen, Al cuore della vita, mi ha colpito a pagina 172 questo ideogramma che in cinese significa io. Ebbene, l'autore ha individuato in quelle due linee verticali due alabarde come due armi che si contrappongono tra di loro e che rappresentano il sé e il non sé. Il mantenimento della nostra integrità risulta dal rapporto di forze contrapposte, da una sorta di pace armata. Le due alabarde si contrappongono ma evitano accuratamente di incrociarsi. L'immunità vuol dire buttare fuori tutto quello che non sono io. Per buttare fuori l'intruso però devo sapere chi sono io. L'errore della capacità di riconoscimento del sé, che viene scambiato per il non sé, genera la malattia autoimmune. E la risposta autoimmune resta per sempre sospesa. Che significa per sempre sospesa? Le malattie autoimmuni sono malattie croniche. Non ci si guarisce, sebbene si possono controllare perfettamente con la terapia. Perché sono una rivoluzione i farmaci biologici? Oggi se ne parla e se ne parla ovviamente spesso. Solo veramente dei flash per capire dove siamo in maniera veramente molto semplice. Abbiamo parlato oggi di tante patologie, tutti quanti distretti, da quello distretto oculare, al cardiologico e via dicendo. Quali sono i primi momenti? Fattori di rischio che possono e giocano un ruolo fondamentale in quello che oggi è sempre più comunemente si sente in televisione parlare di epigenetica, cioè la capacità di modificare il nostro anche corredo genetico inducendo delle risposte al di là dello stimolo genetico stesso che gioca purtroppo un ruolo significativo. Epigenetica, genetica, fattori di rischio corrono e concorrono nel determinismo di quello che avete sentito, cioè vale a dire nella induzione delle malattie, malattie infiammatorie, malattie autoimmunitarie e quindi attivazione di questo sistema che poi porterà in vari distretti e in vari posti differenti il quadro clinico di riferimento, vale a dire la patologia reumatologica. Una patologia che è sostenuta quindi da infiammazione, sostenuta da cellularità, cellule che sono diverse, cellule che ci appartengono e in un certo momento si iperattivano. Quali sono i farmaci? Perché i farmaci biologici è una rivoluzione? Perché abbiamo sentito che tendenzialmente anche nelle linee guida non c'è un processo di partiamo all'arrembaggio con i farmaci tra virgolette più costosi, ma è un lento progredire verso questa scelta. Ci sono state, con Ignazio Oliverio, che purtroppo è scomparso, avevo un'idea di essere un pochino più aggressivi in alcuni pazienti laddove forse anche la spesa economica contingente giustificava anche l'utilizzo di farmaci biologici perché la gravità della malattia era oggettiva, ma altrimenti si deve passare per questo lento valutazione di farmaci antinfiammatori e immunosoppressori come i corticosteroidi sono la prima linea. Perché? Perché vedete, questo è quello che noi abbiamo: infiammazione, dolore, disabilità. Allora i farmaci antinfiammatori con questo meccanismo che prima è stato dal dottore Casadonte più o meno spiegato bloccano la cascata delle nostre infiammazioni. È per questo che noi prendiamo un antinfiammatorio quando abbiamo il dolore di testa, il dolore di schiena, il dolore o la febbre. Perché bloccano tutti questi processi infiammatori, ma l'infiammazione è sempre la stessa, loro la bloccano e impediscono ovviamente una disabilità. Ma il problema è che
come avete sentito prima, queste cose, cioè le prostaglandine su cui agiscono, servono anche al nostro corpo. È per questo che alcune volte ci vengono a dire che i FANS inducono questo effetto di lesione gastrica, per questo che poi ci vengono a dire giustamente che i FANS sono anche cardiotossici. E in Campania c'è proprio un progetto che si chiama CardioPain, dove in sede di missione ospedaliera si stima il rischio cardiovascolare del paziente e si indica se o meno è dovuta la prescrizione o indicazione di antinfiammatori. Allora, intanto io volevo ringraziare la dottoressa Maria Cirillo e il dottor Pugliano per avermi dato la possibilità di mettermi in discussione in questa realtà e ad oggi portare quello che è la mia esperienza. A mio avviso, ricevere innanzitutto una diagnosi di patologia reumatica o più in generale di malattia cronica comporta necessariamente un cambiamento nella vita della persona e soprattutto anche della famiglia che comunque ne è coinvolta. Dolori in stanchezza generale, dolori diffusi e tutto ciò che va ad accompagnare quello che è la quotidianità di una persona affetta da una tale patologia. L'impatto iniziale che si ha è una sorta di paura accompagnata da confusione e soprattutto da rifiuto e non accettazione di quello che comunque si va a vivere, ecco. Va aggiunto anche comunque che ancora oggi ricevere una diagnosi di patologia reumatica è difficile e io personalmente ho avvertito tutto questo, in quanto da quando avevo 17 anni sono affetto da artrite psoriasica e affinché potessi avere la giusta cura e la giusta diagnosi ho dovuto consultare veramente tanti medici qua all'interno di Catanzaro. Posso dire comunque che ad oggi la mia vita è senz'altro cambiata, in quanto dalla paura iniziale, dai limiti e dalle difficoltà che avevo, ho trasformato tutti in un punto di forza, ridefinendo quello che comunque va a riguardare la mia vita. Da qui infatti quest'inverno ho conseguito la laurea in psicologia, discutendo proprio la tesi dal titolo Diversi tipi di personalità in pazienti affetti da artrite reumatoide e spondilite anchilosante, proprio perché a mio avviso ritengo sia opportuno non solo il rapporto medico-paziente, in quanto il medico funge da supporto in quello che riguarda tutta l'aderenza terapeutica e quant'altro, ma bisogna anche considerare quello che è soprattutto il supporto psicologico da parte del paziente, anche dal punto di vista emotivo, in quanto una malattia così invalidante può causare notevoli conseguenze come ad esempio crollo di autostima, stati ansiosi e stati depressivi, ecco. Per questa ragione secondo me è opportuno avere la giusta integrazione e interdisciplinarità tra supporto medico e supporto psicologico. Non mi dilungo più di tanto, visto che comunque il tempo è poco. Voglio concludere il mio discorso semplicemente augurando a tutti coloro che sono affetti da una tale patologia di riuscire a trovare il proprio equilibrio interiore e di riporre fiducia soprattutto nel medico, in quello che consiglia, e di non perdere mai la speranza, perché a mio avviso è il motore che funge nella vita di ognuno di noi. Rieccoci, dottoressa Cirillo, grazie a lei perché ci dà la possibilità un po' di riassumere quelli che sono i messaggi sotto il profilo sociale. Abbiamo fatto il Presidente Pugliano, però ecco, con lei vorrei che mi aiutasse a far arrivare a casa l'importanza e l'attenzione che bisogna prestare sotto il profilo sanitario, sotto il profilo scientifico. Abbiamo parlato di un convegno, abbiamo sentito di alcuni scenari che vanno dal bambino all'adulto. Allora vorrei che lei mi aiutasse a far arrivare a casa un po' la sintesi di questa giornata, ma soprattutto quelle che sono anche le indicazioni sulla prevenzione, sulla cura, sull'attenzione che ogni cittadino deve avere, anche per aiutare voi medici a lavorare meglio. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i partecipanti di questo convegno, relatori e moderatori. Il convegno è stato un risultato al di là delle aspettative, considerando il 13 luglio un periodo di vacanze. È il primo convegno che viene organizzato dall'Associazione Pazienti in sinergia con la reumatologia pediatrica e la reumatologia dell'adulto. Per quanto riguarda il convegno di oggi, dobbiamo tutto all'Associazione
associazione diretta dal dottor Rosario Pugliano, che si è impegnato molto nella diffusione delle conoscenze delle patologie reumatologiche in Calabria. Infatti questo convegno sarà itinerante, si svolgerà successivamente anche a Reggio Calabria e a Cosenza. E la sinergia con la reumatologia pediatrica è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, perché la reumatologia pediatrica è una disciplina assolutamente sconosciuta a molti. In Canada l'85% della popolazione, ma anche in Europa, non conosce l'esistenza della reumatologia pediatrica. E mentre la popolazione sa dell'esistenza di patologie croniche nei bambini come tumori, malattie da HIV, cardiopatie o altre malattie croniche tipo il diabete, nessuno sa che esiste la reumatologia pediatrica. Si pensa che la reumatologia sia di appannaggio solo della popolazione adulta, e questo non è vero. Ma perché è così importante attenzionare questi problemi nei pazienti pediatrici? Perché il bambino è un organismo in crescita, per cui la diagnosi precoce, l'attenzione verso tutti quelli che sono i problemi di attinenza muscolo-scheletrico ci aiutano a guarire i bambini in una buona percentuale dei casi, perché un organismo ha una plasticità dell'organismo, dello scheletro, per cui le terapie funzionano molto di più che nell'adulto, dove hanno meno risultati. Uno dei farmaci importanti nell'attenzione di tutti degli ultimi anni è il farmaco biologico, che ha proprio modificato la storia di questi pazienti. Proprio qui in questo convegno abbiamo visto tra i partecipanti dei pazienti uno dei miei pazienti che ha avuto la fortuna di avere una diagnosi precoce e ora è un ragazzo laureato, non ha invalidità e ha effettuato appunto questo tipo di terapia. Ma è molto importante questa giornata, perché ho visto la partecipazione di personale infermieristico, medici, pazienti. Un aspetto multidisciplinare veramente a 360 gradi, non solo per competenze ma anche con i ruoli. Sì, infatti è importante che ci sia una collaborazione, una sinergia col reumatologo dell'adulto, che deve indirizzare il bambino al reumatologo pediatrico, perché purtroppo c'è un ritardo diagnostico nella patologia pediatrica di mesi, a volte di anni, poiché il bambino finisce prima dal pediatra di famiglia, dall'ortopedico, poi dal reumatologo dell'adulto, per arrivare alla fine al reumatologo pediatrico. Quindi c'è un ritardo diagnostico. Qui oggi, questa mattina, è presente qui, è stato tra i relatori e presidenti il dottor Salerno, il quale è il capo dipartimento, e mi ha dato la possibilità assieme al dottore Raiola di avere un ambulatorio di reumatologia pediatrica, e quindi di occuparmi di queste patologie che prima non venivano trattate nel nostro reparto, ma soprattutto la possibilità anche di collaborare con altre scuole reumatologiche come il Gaslini di Genova, il Bambin Gesù di Roma, e con questi specialisti siamo in contatto continuo. Loro spesso vengono qui, io ho già organizzato tre convegni di reumatologia pediatrica, e per la diffusione delle conoscenze ci sarà un quarto convegno a novembre, il 24 novembre, e addirittura nel 2019 ospiteremo in Calabria il gruppo di studio nazionale di reumatologia pediatrica. Quindi dei risultati che spero siano sempre più, crescano sempre di più. Oggi qui con noi abbiamo avuto l'oculista, il dottor Focarelli, che è colui che si occupa delle uveiti, di tutte le problematiche nei pazienti reumatologici, con problematiche appunto con problematiche anche della vista, perché i pazienti con artrite idiopatica giovanile devono effettuare delle visite oculistiche ogni 3 mesi. E poi abbiamo avuto qui il fisiatra, il cardiologo, il dottor Marco Vatrano, il dottor Cassadonte, i quali si occupano appunto della patologia di pertinenza esclusivamente
cardiologica, la dottoressa Cimino, e insomma tutto lo staff con il quale si collabora, perché è importante una collaborazione tra i vari specialisti, fisiatra, psicologo, ortopedico, psicologo, perché tutti assieme dobbiamo seguire il paziente pediatrico, ma anche i pazienti adulti devono essere seguiti in una, con una sinergia, per cui oggi abbiamo il professore Clodoveo Ferri, che è il professore di Modena, che è giunto qui e che ha molta voglia di lavorare con noi e con la reumatologia dell'adulto. Beh, soprattutto ci aiuta a lanciare un messaggio inequivocabile che la buona sanità qui ce l'abbiamo, per cui questo aspetto multidisciplinare, un aspetto direi anche interistituzionale, importante, il privato sociale, l'associazione, l'università, l'azienda ospedaliera, l'ASP, l'ordine dei medici, la regione, la provincia, ecco, questo ci fa capire che lavorare a rete è importante, ma chiudiamo con un messaggio alle famiglie, soprattutto a quelle mamme a cui sappiamo il Presidente Pugliano tiene tanto per arrivare questo messaggio. Ecco, le istituzioni, voi medici, il privato sociale devono fare tanto, stanno facendo tanto, ma anche le famiglie dobbiamo svegliarci. Certo, anche le famiglie dobbiamo, questo è un problema del nostro, un po' del sud, questo della rassegnazione, ma noi siamo volitivi, li abbiamo chiamati uno per uno oggi perché possano partecipare, capire che ci siamo, tutti gli specialisti, che abbiamo voglia di aiutarli e non vogliamo che arrivino appunto con quelle invalidità gravi, tipo vedere un bambino che finisce su una sedia a rotelle. Io vi racconto il caso di un bambino che ho visto all'ambulatorio la settimana scorsa con un ginocchio gonfio, che per fortuna è stato subito visto da me, è andato a Genova ed è stato indirizzato anche dal dottor Picco nel mio reparto, mentre il papà purtroppo c'ha già due protesi del ginocchio perché non era stata fatta la diagnosi. E sono contenta perché oggi abbiamo anche l'università, il farmacologo dell'università, del professor Luca Gallelli, che ci ha trattato il tema della rivoluzione dei farmaci biologici, e anche il dottor Vincenzo Antonio Ciconte, presidente dell'Ordine dei Medici. Ringrazio per la partecipazione alla giornata di oggi la dottoressa Caterina Cirillo, il dottor Aldo Petitto, la dottoressa Roberta Bianchi, la dottoressa Bianchi collabora con me nell'ambulatorio di reumatologia, la dottoressa Caterina Cirillo si occupa del laboratorio, la presenza anche di Sergio Petirillo in questa giornata, la dottoressa Elena Focarelli, ringrazio anche Anna Maria Chiarella, il dottor Maurizio Leuzzi, grazie. Bene, io la ringrazio dottoressa, grazie a voi che ci avete seguito e arrivederci al prossimo appuntamento. In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Of inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it. Yeah. Get stoked, get started. Come on. Get started.